no, sistematicamente dietro ai fantasmi. Perché anche quello che ho richiamato in merito all'accantonamento, quello sì, lo anticipo sin d'ora. Noi chiediamo ufficialmente questo all'amministrazione, e lo vogliamo sapere, perché l'anno scorso il BEF del 2014 prevedeva 90.000 euro di accantonamento rispetto agli attuali 46.000 euro, in ragione del fatto che quest'anno si conoscono purtroppo una somma maggiore di tributi non pagati, perché ovviamente la crisi porta a questa situazione, e che quindi quel fondo di accantonamento altro non è che una minima garanzia a copertura di quel costo che comunque il comune deve comunque pagare, perché sono servizi che non si possono, come dire, non pagare alle ditte appaltatrici. Quindi questo è quello che noi chiediamo ufficialmente, che venga chiarito in maniera incontrovertibile, perché non è possibile dal punto di vista contabile fare quello che è stato affermato in questo consiglio. Impossibile, altrimenti dovete denunciare, tutti dovete denunciare, nessuno escluso, perché a quel punto se c'è qualcuno che ha fatto attestazioni false e ha messo pareri falsi e il consiglio o la giunta ha deliberato in funzione di pareri espressi falsamente, e allora è giusto che tutti passino, no, per le maglie della giustizia, perché non è possibile che si continua a dare informazioni all'esterno di cose assolutamente inventate. Gli uffici hanno certificato oggi che loro non hanno mai parlato di questo argomento, di queste cifre, di queste percentuali e di questo tutto. Anche perché, e concludo, dovrebbe essere un fatto matematico, proprio un fatto matematico, recuperare quel famoso 34% che ho ritrovato unicamente in quella lettera della Lombardia Ecologica, non l'ho ritrovato poi da nessun'altra parte, in nessun altro atto, va bene? Questo significa aver approvato anche questa volta, falsamente, un piano economico e finanziario. Perché se abbiamo detto che il piano economico e finanziario deve essere di copertura di 4.350.000 euro circa, se noi a questo andiamo ad aggiungere il 36%, vuol dire che ci ritroviamo ad aver, come dire, approvato un introito di 6 milioni di euro, più o meno, forse anche più. Allora, delle due l'una, si venga fuori con una parola di chiarezza che non deve dare adito, perché questa storia ve la siete inventata voi, nessuno ve l'ha richiamata, nessuno ve l'ha, come dire, stuzzicata. Ci avete detto, abbiamo approfondito, e allora adesso chiediamo la parola, come dire, chiara, di conclusione su questa vicenda, che evidentemente ha permesso che all'interno del paese si diffondesse una situazione di così grave incertezza, perché ovviamente è molto più facile fare insinuazioni che dimostrare che effettivamente tutto ciò sia accaduto. Aggiungo e concludo che quando è stato chiesto al Collegio dei Revisori in maniera informale una spiegazione, hanno detto: guardate che è il contrario, non siamo noi che dobbiamo fornire un dettaglio tecnico, analitico di quello che ci state sollevando, perché noi non lo abbiamo per niente accertato questo fatto qua, né lo abbiamo scritto da nessuna parte. Chi lo afferma lo dimostri con documenti contabili, analitici, che devono fare chiarezza una volta per tutte. Grazie consigliere Di Meno. Passo la parola all'assessore Amo, una bella risposta. Parto dall'ultimo punto, vado a ritroso perché condivido pienamente questo concetto. Abbiamo richiamato la ditta perché abbiamo chiesto che intervenisse ed era in ferie.
avevamo già chiesto, perché loro ci ribadiscono che circa il 2014, avevamo già chiesto e l'abbiamo ribadito che vogliamo il prospetto con il 2014 e il 2015 come quota. E abbiamo chiesto un'altra cosa, proprio per evitare questo, che alla fine noi carichiamo oltre il PEF ai cittadini, che è il prospetto che loro trasmettono dove ci stanno le utenze per 100 metri quadri, ci venga sviluppato per ogni tipologia di utente, per tutti i metri quadri, perché io in totale devo avere il PEF. Abbiamo detto che questa cosa loro non l'avevano mai fatta, che quando rientravano dalle ferie l'avrebbero fatta, perché io a questo punto intendiamo e ritengo tutti quanti che sia lecito capire quanto la società che gestisce l'appalto ripartisce sui cittadini, perché se il prospetto dello Romano, lo ribadisco, forse l'avete avuto anche voi l'anno scorso, loro le proiezioni che fanno è in base agli utenti di attività commerciali per 100 metri quadri, ma non tutti abbiamo una casa di 100 metri quadri, c'è chi ce l'ha più piccola, chi ce l'ha più grande, però è importante che il totale sviluppi questo. La ditta ci ha detto che provvederà per questo. Per quanto riguarda la nota, anche noi, consigliere Di Perna, ci siamo adoperati per scrivere all'ufficio e leggo la mia nota, l'abbiamo fatta soltanto della tassa rifiuti e la stiamo predisponendo anche per Dimo. Questo è del 6 agosto. Facendo seguito alle conversazioni verbali, si ribadisce la ferma volontà dell'amministrazione comunale di attivarsi per la lotta all'evasione e per il recupero delle somme non ancora riscosse. Ciò premesso, a fronte di 1.823.000 euro relativi al capitolo 3200, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di euro 100.000 relativi al capitolo 7200, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi tari e statali, di euro 482.000 relativi al capitolo 3400, addizionale radiale sulla tassa smaltimento rifiuti, di euro 178.748 relativi al capitolo 3500, addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti, per un totale di euro 2.583.748,00 eliminati in sede di consuntivo 2014, si chiede di inserire nel bilancio di previsione annuale e pluriennale la previsione della quota da riscuotere negli anni 2015, 2016 e 2017. Per il recupero di dette somme e per un costante impegno alla lotta all'evasione, l'amministrazione chiede l'affidamento con urgenza a ditta specializzata che collabori e supporti l'ufficio. Certo, in un contesto di scontro si formano cordiali salutini. Ci inseriamo sempre le stesse somme che sono state eliminate in sede di consultiva e quindi che poi rinvengono sulla delibera di giunta numero 76 del 22 maggio. Il 1.008.000 che io avevo detto in quel consiglio comunale era soltanto relativo al tasso di smaltimento dei rifiuti, ma stavano anche gli altri tributi relativi alla tassa. Oggetto, il riscontro alla vostra nota numero del relativa all'oggetto che è richiesta recupera somme lotta all'evasione, si comunica che lo scrivente in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale numero 14 del 15/4/2015 ha già avviato con propria determinazione del 23/7/2015 procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di una società iscritta all'albo di cui è l'articolo 53 del decreto legislativo 446 del 97 che supporti l'ufficio tributi nell'accertamento dei tributi locali. Aggiungo un'altra cosa, poiché non c'erano i tempi per fare tutto in maniera rapida, ci siamo anche attivati, ora non so se ho con me la nota, ci siamo anche attivati per abbiamo attivato le procedure per prendere in comando i sensi dell'ex articolo 14, ora non trovo la nota inviata, personale dalla provincia o da altro ufficio di un altro ente pubblico
proprio per supportare l'ufficio tributi che, relazionandoci, ci ha detto che non aveva il personale per poter attivare le procedure di recupero delle somme, e quindi abbiamo deciso di supportare l'ufficio per il recupero di queste somme. Quindi il 1.800.000 euro più tutti gli altri tributi che ammontano 2.800.000, parliamo sempre delle stesse somme, l'ufficio si è attivato, si sta attivando per il recupero di dette somme. Quindi la chiarezza la facciamo tutti quanti ai del 1.800.000 che io ho dichiarato nel precedente consiglio comunale e anche nel primo consiglio comunale che era stato eliminato dal consultivo 2014. Allora, a noi l'ufficio a noi ha risposto diversamente, si sta adoperando per la lotta di per cortesia, silenzio, posso interrompere, se sta solo per andare sopra. No, allora, purtroppo il personale ha deciso di non partecipare insieme. No, l'ha detto. Un'analisi finanziaria. Da dove lei è venuta? Consiglio di Ferro. Io le ho detto che la ditta verrà e porterà tutta la documentazione. Ci non facciamo un dibattito per cortesia. Ferie, noi abbiamo preteso che all'estero delle ferie venga il giorno. Sì. Allora, per quanto riguarda l'errore che lei dice che ci sta in quella delibera di giunta, non è un errore irrisolvibile e irreparabile, e quindi lei ci chiede qual è... No, qual era il problema era la domanda, perché l'errore lo dichiarava irrisolvibile e irreparabile. Il problema sta proprio qua, nell'assunzione di responsabilità di tutti. Lei accusa solo gli uffici. No, non ne accusa nessuno. All'obbligo di un controllo politico sugli atti. Io so che ci stanno i pareri dei funzionari, però lei ha l'obbligo del controllo politico sugli atti, che forse non c'è stato. Anche noi, che l'avevo già detto, che abbiamo chiesto il prospetto all'ufficio tecnico non ha detto di cancellare quei residui. Io l'ho detto dall'inizio che abbiamo chiesto i prospetti e sappiamo dove sta il problema. Ma noi non possiamo andare soltanto ad accusare dei funzionari, perché questo metodo è stato quello utilizzato per questi... Sì, certo, ribadisco il principio, questo è il metodo che è stato utilizzato per questi 5 anni. Il funzionario avanti a tutti. Da oggi è diverso, i funzionari, come funziona nel mondo intero, lavorano per noi amministrazione, loro ci fanno i pareri, ma noi abbiamo l'obbligo di controllare tutti gli atti, prima di votarli e di assumerci la responsabilità. Perché su tutti gli atti, anche su quella delibera di giunta, non vengono chiamati a rispondere i funzionari. Viene chiamato a rispondere l'amministrazione che l'ha votato, viene chiamato a rispondere il sindaco che è il rappresentante legale dell'ente, non sono i funzionari lavorano per noi, seguono le nostre indicazioni politiche, ma noi rispondiamo dell'operato. Consigliere Colonna, il ritiro del punto è stato anticipato telefonicamente al funzionario, tanto che non ha partecipato
non ha partecipato al consiglio comunale. Il funzionario nella nota ha detto che lei non ha dato indicazioni del ritiro del punto, e io quel giorno ho detto che il ritiro del punto era tutta un'assunzione di responsabilità di questa amministrazione, perché lecitamente voleva controllare gli atti, ed è quello che è stato fatto. Consigliere Colonna, vi ricordo che ha 10 minuti come secondo intervento. Sarò brevissimo, non ho bisogno di 10 minuti per ripetere, assessore Mura, non me ne voglia, ma lei non mi ha ancora risposto, cioè lei ha questa capacità immane di non rispondere. Cioè, che significa dobbiamo chiedere alla ditta del 34% se è errato o non è errato? Noi nel rendiconto dello scorso anno abbiamo accertato come somma 3.200 errori. Allora vuol dire che anche il bilancio consuntivo 4.237, chiedo scusa. Allora vuol dire che pure il bilancio consuntivo è falso. Allora noi, a fronte di riscontri, a fronte di riscontri ufficiali da parte degli uffici che dicono noi del 34% non sappiamo nulla, lei viene di nuovo in consiglio dopo qualche giorno a dire no, dobbiamo chiedere la ditta, sono in ferie. Qua stiamo parlando dei soldi dei contribuenti, ma ci stiamo rendendo conto o no? Oltre al fatto che chiedo scusa. Dopodiché non ho ancora saputo se quell'errore è materiale o no, vabbè, lo do per scontato. E le cose che dicono loro, in fin dei conti, io credo che questa amministrazione, con questi comportamenti, sta mettendo un tappeto rosso al commissario ad acta, che deve venire in questo comune e ci deve fare il bilancio. Ma questo non lo diciamo perché ce lo inventiamo, perché devo dire, assessore, il suo esordio nel consiglio comunale precedente ci spiazzò, perché gli esordi cominciano a parlare di tassi. Tant'è che io controllai proprio il punto all'ordine del giorno e disse: ma stiamo parlando di tari o di tassi? È una lettera. Poi, a fronte di una nota che ci ha inviato la direttrice di ragioneria, ho capito il perché di quell'esordio. Noi siamo venuti a conoscenza del fatto che il 29 giugno, cioè luglio, scusate, cioè il giorno prima della scadenza per il termine di approvazione dei bilanci, il settore ragioneria aveva inserito nel sistema la proposta di delibera di giunta per approvazione dello schema di bilancio. E nella lettera viene indicata ancora un'altra questione. Quella proposta di deliberazione era collegata a un'altra del settore tributario, che prevedeva l'aumento della TASI al 2,5. Lei giustamente dice che ve ne assumete, avete preso dell'impegno.